Aiuto! Salve gamers! Come vedete siamo tornati ad Atene e la situazione sembra un po' bruttina, non lo so. Parliamo con Aspasia ad Atene, perfetto. Sembra che sia successo qualcosa? È partito proprio così. Sono arrivata ad Atene e è partita così la cosa. Molto bene. Quanta bella roba. Sì, stanno leggermente malaccio. Sì, c'è anche il tempo proprio brutto, ma comunque, a parte il tempo brutto, è successo qualcosa. Andiamo. Cassandra, sei tornata. Devo scappare, scusami. Aspetta, dove? Torno presto. Ci vediamo da Aspasia. A volte penso che sia troppo simile a me. Penso anch'io. Ma poi lei non era da Atene prima, Febe. Caspita, ci siamo lasciati l'ultima puntata. Non eravamo da Atene, ma comunque. Va bene. Ha preso tutto da Cassandra. Pericle è malato. Sto leggendo un po'. Vediamo un po'. Signorina. Aspasia. Oh, Cassandra. Sei tornata da Atene. O a quel che ne resta. Il mondo che abbiamo costruito si sgretola ai nostri piedi. Non va affatto bene, dobbiamo preservarlo. Si mette male, ma siamo ancora vivi. Hai ragione, ma tutto quello che Pericle ha costruito viene distrutto. Fuori dalle mura è il caos. La gente ha dimenticato la sua umanità. Sono qui per parlarti. Ho scoperto delle cose su mia madre, il suo nome, la sua nave. Cassandra, non è il momento. Pericle sta morendo. Non vuole vedermi. Non lascia entrare Ippocrate nella sua stanza. Farfuglia solo di tornare al suo prezioso Partenone. Mi dispiace per Pericle. Devo parlarti di Mirinne. No, intanto cerchiamo di essere compassionevoli. Pericle è un uomo forte. Di certo resisterà alla malattia. Hai sentito la folla. Non può più difendersi. Morirà senza gloria. Atene lo ha conosciuto molto più a lungo di quanto non conosca questa pestilenza. Lui le ha dato voce. I traguardi che ha raggiunto parleranno per lui. Pericle ha bisogno di cure e solo gli dei sanno perché non mi fa entrare. Ha rispetto per te. Potresti andare da lui. Posso provarci. Se lo farai, troverò il tempo per parlare di tua madre. Ma ora ha bisogno del tuo aiuto. Tentiamo. Va bene. Pericle è malato, quindi direi di andare. Oppala là. Pericle, arrivo, eh. Aspasia, mia luce. Ti ho detto. Sono Cassandra. Sì, vieni pure. È imbarazzante. Una persona così forte che mi vede in questo stato. Stai bene. Non hai un bell'aspetto. Beh, non ha un bell'aspetto. Ammetto che non sembri più te stesso. Nemmeno io mi sento me stesso. Ecco delle medicine. Ah, sì. Di solito è Febe a portarmele. Almeno sono vivo. Ma non posso dire lo stesso della mia città. È l'ombra di ciò che era. Beh, ora appartiene a Cleone. Sarà lui a risollevarla da questo stato pietoso. Voglio vederla coi miei occhi. Vieni sul balcone. Molte cose sono cambiate. Non riesco nemmeno ad alzarmi per guardare la morte in faccia. Ti rimetterai presto se lascerai che Ippocrate ti curi. È la mia ora. La pestilenza non fa favoritismi. Temo di aver deluso Atene. La sua gente. Aspasia. No, non è così. Sei gentile, ma ho perso. Aspasia ha bisogno di protezione, così come la città. Credevo di aver ottenuto il favore di Atena, ma pare non sia così.
Dovrei essere là fuori, nelle strade. Verresti aggredito. I cittadini sono in rivolta e Cleone non fa nulla per calmarli. Grazie agli dèi, Cleone non mi vedrà in questo stato. Ma è tutto ciò per cui posso ringraziarli. Non ho più il loro favore. Non è colpa degli dèi. È il mondo intero a essere sottosopra. Il destino di Atene è segnato. Possiamo solo attendere. Dovresti tornare dentro. Hai bisogno di riposo. Dovrei tornare nel Partenone, il mio più grande lascito ad Atene. Ci serve il favore degli dèi. Ma Aspasia... Aspasia ha ragione. Ha quasi sempre ragione. Ma non su questo. Sì, tornerò dentro. Grazie, Cassandra. Dì alla mia Aspasia che ho fatto il bravo e ho preso le medicine. Lo farò. Va bene, siamo messi malissimo a quanto pare. Aspasia, un messaggio per te. Pericle mi ha fatto entrare. Ha preso le medicine senza lamentarsi. Grazie. Qualcosa non va? Febe doveva già essere qui. L'ho vista tra la folla. L'ha inviata da qualche parte. L'ho mandata da Anastasio a cercare un traghetto. Appena Pericle sarà in forze, lasceremo Atene. Dobbiamo farlo. Ma non è più tornata. Sono sicura che sta bene. Pericle ti ha riferito le mie parole sulla setta ad Atene. La setta. Credevo fosse la malattia a farlo delirare. È vero. Ma Febe sa cavarsela. Tornerà. Speriamo. Vado a cercarla. Dov'è la casa di Anastasio? È appena oltre l'Odeon di Pericle. Caire. Dai, dobbiamo dar fiducia alla bambina. Però intanto la cerchiamo. Non riesco a muovermi. Allora, avanti. Avanti, avanti, avanti. Adesso abbiamo perso pure Febe. Pure Febe. Mannaggia. Ok, allora. Praticamente, dove andiamo? Andiamo. Ci sono guai. Mi pare anche giusto, altrimenti la storia non va avanti. Ok. Eccoci. Troviamo Febe. Dai. Sarà nei guai sicuro. Se no, perché non è tornata? Allora, da che parte entro? Forse devo fare il giro? Devo entrare qui dentro. Sì, è qui. Ma, ok, forse dobbiamo indagare. Gli dèi, cos'è successo qui? Sì. Deimos sta tenendo fede alle sue minacce. È disumano. Hanno voluto inviare un messaggio. E intanto Febe non c'è. Prendiamo anche questo. Meno male che Febe non era qui. Speriamo stia bene. Meno male. Proteggi Febe dalle guardie della setta. Ah, lo sapevo io. Febe! Sento urlare. No! Caspita! Ehi! Fermi! Mannaggia! Febe! Scusate, Oppala là! Devo dire che il potere della lancia di Leonida non è affatto male. E zacchete! Avveleniamo le lame. Ormai non ne puoi più. Ma cosa? Ormai non ne puoi più. Abbiamo appena iniziato. Sarà una morte. Zacchete! E direi di dargli un colpetto di lancio di Leonida così, giusto per gradire. E zano. Febe! No. Oh, caspiterina. Ti prego. Terra. Madre di tutto. Io ti saluto.
Mi dispiace. Cassandra, stai bene? Devo parlare con Aspasia. Proprio benissimo. Prima dobbiamo trovare Pericle. È scomparso. Non me ne frega un cazzo! Ditemi dov'è Aspasia! Cassandra! Mi dispiace. Aspasia è andata a cercare Pericle al Partenone. La troverai lì. Credo sia meglio seguirla. Sì, amico mio, sono d'accordo. Ma perché tanto siamo così lucidi? Ora io non so se è anche un po' colpa mia delle scelte passate, ma no! Aspasia conosceva i rischi e ti ha mandata lo stesso. Mi dispiace, Febe. Non meritavi questo. Prendiamo un po' di roba qua. Ma che tristezza! Mi guardo un po' attorno. Ma non mi sembra che ci sia niente di particolare. Ma possiamo rubare un po' di roba. Ne rubiamo. Ma roba brutta. Che roba brutta. Ragazzi, sto raccogliendo un po' di cose intanto. Era simpatico. Io non so se le scelte che ho fatto in passato, che comunque un po' l'ho incoraggiata, hanno comunque portato a questo. Potrebbe anche essere. O forse era una cosa che doveva per forza accadere. Non lo so. Per questo gioco comunque dà tanti spiragli di possibilità da questo lato. Quello che io mi arrampico ovunque. Comunque ho notato che le sessioni stealth sono di più quando insomma si fanno le missioni secondarie, o comunque si gioca, ecco, non nella missione principale. Eccoci qua. Eccoti, Cassandra. Presto, Pericle potrebbe essere dentro. Che ti prende? Febe è morta a causa tua. La setta ha ucciso Febe. Che facciamo? Abbiamo bisogno di information, però. Febe è stata uccisa dai soldati della setta prima che potessi raggiungerla. No, no. Febe è morta per strada, da sola. No, tu l'hai trovata. Non era sola. Io lo so quanto ti fosse amica. Non permetterò che la facciano franca. Devi combattere per lei. Aspasia, sei qui. Ci sono tracce di Pericle? Se è qui, sarà dentro a pregare. Si è rifiutato di rimanere nella villa. La situazione è ancora peggiore nell'Agora. È un disastro. Ora agiamo. Parleremo più tardi. Pericle... Presto! Distruggerò tutto quello che avete creato. Atene è mia. C'è Alexius. Caspiterina. No, Alex, no! No! Ah, caspiterina. Fuori dai piedi. Oh, cavolo. Allora, aspettate che uccidiamo questi intanto, così con molta grazia e procederia a forza. Zranchete, ok. Magari facciamo anche una bella lancia di Leonida, perché qua si combatte. E poi vediamo se dobbiamo trovare Alexius. Sì. Una bella comparsa. Ci sono dei punti del gioco che mi appassionano tantissimo, anche questi, cioè in cui la storia si fa super interessante. Magari punti in cui le missioni invece sembrano un po' più secondarie. Sono sempre belle, ma sembrano un po' più secondarie, diciamo. Opa là.
tutto è perduto. Era un grande uomo. Forse più grande di quanto non sapremo mai. Dobbiamo portarla via da Atene. Useremo la mia nave. Dobbiamo andare. Non lasciamo che muoia invano. Mai. Perfetto, andiamo. Fuga da Atene. Statemi vicino, per sicurezza. Adesso vedremo quanto distante ci porterà la nave. Fermi! Cleone ha ordinato che nessuno lasci Atene. E vuole che gli sia consegnata Aspasia. Non succederà. Andiamo! Non lasciateli andare! Sì, ok, un'altra bella lotta, fantastico! Con te faccio così, visto che hai lo scudino. Questa è una bella armatura, vedo che si difende bene. Quindi... Hoppala là! Ho tra l'altro sbloccato pure il calcio, che è questo, zan. Che bellino. Bellissimo. E direi di... Oppala là. No, 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 non voglio il mercenario. Le calcagne, aspettate che gli pago la taglia. È tutto a posto ora, andiamo. Noi restiamo qui, Cassandra. Cosa? Perché? Il mio lavoro è qui. Non posso abbandonare gli ateniesi in questo stato. Non ti serviamo per proteggere Aspasia. Lascia Atene a noi. Atene è finita, vi uccideranno. Hai visto cos'è successo a Pericle? Vuoi che ti accada la stessa cosa? Se ogni opposizione sparirà, il popolo non si rivolterà mai contro di lui. La città ha bisogno di me. Sei sicuro? Ho vissuto come un ateniese e morirò come un ateniese. Allora fate una cosa per me, entrambi. D'accordo. Recuperate il corpo di Febe, donatele una sepoltura adeguata. Tutto quello che merita e anche di più. Grazie. Dobbiamo andare, Cassandra. Mi aspetto di rivedervi entrambi. Vivi! Più ci allontaniamo da Atene, più tutto sembra tranquillo, come se regnasse la pace. Ma sappiamo che non è così. Mi dispiace, Aspasia. Per Pericle e per Atene. Non devi scusarti di nulla. Non farlo. Ho fatto il possibile. Avrei voluto fare di più. Mi sento come se avessi deluso tutti. Li ho fermati quando dovevo. Ho preso le decisioni sbagliate. Non è colpa tua. Nessuno ha colpe se non la setta di Cosmos. Farò implorare pietà a ognuno di loro prima di ucciderli. Quel momento arriverà. Ora pensiamo al futuro. Sai dove andare? In realtà speravo che mi aiutassi tu. Sì, certo. Questa donna... Fenice. La sua nave si chiama Canto della Sirena. Fenice? Sì, conosco il nome. Secondo le ultime notizie, la sua nave era ormeggiata all'isola di Nasso. Allora andremo a Nasso a incontrare Fenice. Perfetto, andiamo a Nasso.
Il crollo della democrazia. Perfetto, quanto è distante? Magari raggiungiamo il punto e poi ci fermiamo. Allora, incontra Mirin a Nasso. Quindi incontriamo la madre. Molto 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 bene. Livello 29, noi ci siamo, giusti giusti. È lontano, ma ovviamente io vi taglio tutto. E direi anche di pagare la taglia al mercenario. Ok, si intravede la città, eccola là. Devo dire che è un bel vedere comunque, eh? Mi piace. Sì. Il paesaggio è molto molto bello. Ok ragazzi, ci siamo. Siamo arrivati. Ah, aspettate, vediamo se ci sono qualche missioncina qua. No, niente. Adesso incontriamo la madre di Cassandra. Ma quasi quasi lo facciamo, non lo so. O vi faccio penare per la prossima puntata. Cosa facciamo? Dai, incontriamola, dai. Dai, dai. Tanto le cose si complicheranno comunque. Avanti. Ci siamo. Siamo a Nasso. E Mirin è qui. Almeno in teoria, perché poi magari ci riserva qualche sorpresa. Non sarai mai al mio livello. Tanto qui c'è un mercenario, ma non ce l'ha con noi. Salve, possiamo entrare? Sì? Non è un problema? Non mi farò intimidire. Riformiamo gli alloggi e raddoppiamo le ronde. Se paro in via dei soldati, voglio saperlo non appena mettono piede a terra. Sì, Arconte. Ma Arconte, Kersis, i mercanti... Lo so che sei preoccupato. Ma la cosa più importante è proteggere la città e le cave. Potete andare. L'assemblea è finita. Eh sì, la riconosce dalla lancia, perché gliel'ha data la madre. Quando chiudo gli occhi ti vedo ancora cadere. Credevo di averti perso. Alexios è vivo. È con loro, non è vero? Mi sono dovuta rifare una vita. Lo capisci? Adesso scopro che sei viva. Che siete entrambi vivi. Sei davvero tu? Non è uno scherzo degli dèi? No, ti ho trovata. Tuo fratello, dobbiamo assolutamente liberarlo. È troppo tardi. Vi ho già persi una volta. Non accadrà mai più. Che cos'è? Io ho molte domande. Ne ho tante anch'io. Ma chiedi e ti dirò quello che posso. Chi è mio padre? Che ti è successo? Voglio sapere chi è il mio vero padre. Come lo sai? Mi è stato detto.
Nicolao, l'hai incontrato? In Megaride, sì. Nicolao era tuo padre, fu lui ad allevarti. Finché il suo dovere di spartano non lo spinse oltre il limite. Ha menzionato un altro uomo. Cosa puoi dirmi di lui? Ho sempre sperato che non scoprissi la verità, ma ci sono delle cose che devi sapere se vogliamo fermare la setta. Che vuoi dire? Mi cercò prima che io incontrassi tuo Nicolao. Non ho sue notizie da molto tempo. Che succede? Dei soldati di Paro sono appena approdati nel covo. Un piccolo gruppo, forse una dozzina. Maledizione. Timo, raduna le truppe. Le domande dovranno aspettare, tesoro. Voglio aiutare. Immagino saprai usare quelle armi. Molto meglio di quando ero piccola. Bene, vieni. Perfetto, allora, no. Io direi di fermarci qui. Metto pausa e ci fermiamo. Quindi la prossima volta andremo ad aiutare appunto la madre. Adesso dobbiamo scoprire un sacco di cose. Oddio, che bella questa parte. Mi è piaciuta tantissimo. E niente, ci vediamo nella prossima puntata. Lasciate un commento, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!